Bella raga, bentornati. Allora, ieri sera abbiamo fatto un po' di casino live, abbiamo sbudellato un po' di gente. Oggi invece ve volevo far vedere un nuovo mazzo, se lo trovo. Questo è un mazzo che gioca standard. E ci abbiamo tre Grulit. 3 Arcanine con l'abilità che prima di attaccare, se questo Pokémon era in panchina ed è diventato il tuo Pokémon attivo, quindi lo scambi, puoi spostare un numero qualsiasi di energie tutte su di lui. Quindi scambiamo via tutte su di lui. Scusate, 150 danni. E il turno dopo non può usare quell'attacco. Shaymin, questa la conoscete tutti, è rarissima. Starmie. Una sola volta durante il tuo turno, prima di attaccare, puoi scartare una carta, una delle carte che hai in mano. Se lo fai, prendi due carte energia base dalla tua pila degli scarti e aggiungi le carte che hai in mano. Ci serve solo per pigliare energia. 3 Volcanion, perché ci serve assolutamente. 2 Volcanion X. Perché con questo noi scartiamo, gli facciamo 160 danni. O 180 se attacchiamo con Arcanine. Poi abbiamo la posta allenatori come al solito. Fune di fuga, cerca sfide. Che io ne ho due, però in realtà su sto mazzo ne servirebbero 4. Però io non le avevo. Però ve lo consiglio perché adesso vi faccio vedere perché. Questo panda è ultra, poi questa panda prende Volcanion. Superamo, rimischiamo il Pokémon e l'energia. N come al solito, Astra. Scambi e il curi da 30 danni. Giovanni peschi fino ad avere 5 carte oppure togliamo 20 danni in più. Professor Platan come al solito, la streghetta, che non so se lo sapete, ma elimina le abilità per quel turno in cui viene giocata, il turno dell'avversario, elimina l'abilità delle carte Pokémon se ce l'hanno in mano gli effetti. Pokémon Ranger, rimuovi tutti gli effetti degli attacchi da ciascun giocatore e dai suoi Pokémon. Forte, è veramente forte ed è per questo che servirebbero più cerca sfide, perché questa andrebbe rigiocata più volte visto che ce n'è una sola. Elise lo sappiamo, N ok, la terra infuocata, scartiamo l'energia fuoco, roccia, cioè, e pescamo due carte. Io c'ho questo c'era, un pietra lieve c'era. Per non pagare il costo di ritirata, io ce n'ho aggiunto un altro perché non avevo cerca sfide. Poi cintura fuori a lotta va, furia lotta va bene. E per ultimo andiamo a vedere, condividi esperienza, così mettiamo l'energia all'altro Pokémon. E ho aggiunto un'energia, invece erano 11. Quindi se voi avete quei 4 cerca sfide, vi conviene fare 11 energie, una pietra lieve e mettete le altre due. Cerca sfide. Quindi adesso lo andiamo a provare. Perché io ancora non l'ho testato. Io faccio il mazzo, però non lo testo. Lo testo così direttamente, come se fosse una live. Perché tanto se perdo il lascio. Quindi più video, però. Ah, quando è così. C'è il mazzo. Carta e danni, quasi sicuramente ci avrà. Ti mazzi insulsi, pesca anche.
Ecco, quando inizia così è in fica totale. Anche perché se pesca tre carte. E io ho da scartare subito queste. Ne ero più che sicuro di ciò. Diciamo così, va. Io la passo e anche se mi fa un botto dei danni, non so che fai. Ve l'ho detto, un mazzo scarta, scarta, fa un botto di danni. Quindi per adesso uno ce n'ha. Alla grande. Ecco, questo magari lo spacco se riesco. Non so come. Probabilmente in nessun modo ora. Ecco, proviamo così a pescare. Mi ha messo un po' in difficoltà perché l'ha calato subito, capito? Mi ha un po' infastidito sta cosa. Ok, Arcanine, abbiamo messo subito. 2, 2, 4. 4. Io direi di giocarla subito, ma non posso forse? No, infatti perché l'ho calata adesso. Però me la prendo, me la prendo. Possiamo fare anche così in realtà. Vediamo, che sto giocando un po'.
E passo, anche se me lo spacca, passo. Questo è un problema. Ok. Però se io metto sta energia a lui, a me non cambia niente, comunque ce n'ho tre, neanche con Arcanine potrei attaccare. Che cos'ho? Non ho nulla qua per me. Facciamo così. Sto improvvisando perché non. Se avessi avuto qualcosa che mi desse l'energia, io l'avrei anche scambiato, intanto fatto fuori questo. Però non riesco a trovare niente che mi possa aiutare. No, passo perché mi ha messo in difficoltà, perché non sto a capire bene come farlo girare. Nel senso che useva più artiglieri per pescare. No, perché ce l'ha a mano allora. Ce l'ha a mano, sennò che senso ci avrebbe fa così? Vabbè, se il P adesso, vabbè, sì. Cioè, come se ce l'avesse avuto in mano. No, ma perché? Io ho capito che lui vuole pompare. L'ho capito il suo gioco. Vediamo. A me non mi conviene. Conviene scartarle pescasette? No, che per adesso non mi conviene.
ne conviene perché... Ok, questo... E ne va un'altra al cimitero e va bene, quindi se a noi ci ha tolto 120, quindi lui toglie 60, in realtà, con questi 80, di 100 dovrebbe togliere, no? 80, una cosa del genere, adesso lui pesca. Questo è un problema perché questo va in base a tutti i Pokémon che lui ha. Infatti, ok. Però... mi sta mettendo in difficoltà, questo tempo. Ok. Una, due, tre. Tre. Tre, tre, tre. Allora, raga, fatemici pensare. Però così facendo lui mi spacca. Va bene, ma mi tocca fa così, ma sono messo male perché non c'ho un cambio di energia buono. Nel senso, Arcanine. Ti dà questo scambio. Che lui se piena energie da altri Pokémon, però se a me me costa 3 comunque. Ciascun giocatore scambia il Pokémon. E a me va bene. Ok.
Ed ok, ci sta. E va benissimo. Però ora io prendo con lui, andiamo a prendere due energie. Eh sì, tanto io ho bisogno delle energie. Una e una, due. Ci sta. Perché ora io... A chi la posso dare? Beh, io comunque facciamo conto che la do a lui. Che a me non interessa tanto. E questa la do a lui. Io ne scarto una. Ok, e lui è crepato. Ora io assegno una a lui e una a lui. E va bene. Ora lui con quel cazzo di Octillery s'arpesca. Facciamola così, va. Complesso, complessa la faccenda perché ha girato bene e ha pescato subito un bel po'. Quindi. Una ce la scartiamo. E va bene. Una la ridiamo a lui. Ok. E con lui
Narfamo fuori anche questo e ne diamo una a lui e una a lui. Mamma mia che sudata. Mamma mia, perché poi ce l'ho tutti ex, quindi ne prende due lui ogni botta. È fantastico perché lui non può attaccare avendone solo due e lui sicuramente ce l'ha una solo là. Però io con queste non ci faccio nulla. Quindi facciamo che è finito qua. Forza perché devo attaccare. Per forza. Probabilmente ce l'ha l'energia, è impossibile che non ci abbia l'energia. Che cazzo de mazza ha fatto? Solo con tre energie speciali? È un coglione. Almeno altre due normali ce le da mettere. Niente, invece era un coglione perché comunque ce l'ho anch'io quel mazzo, ma non è in quel modo. Yeah! Mario! Niente, raga, abbiamo fatto sto video lunghissimo da mezz'ora, però almeno avete visto il mazzo, anche messo in difficoltà, perché comunque è stato messo veramente in difficoltà. Però avete visto, a me piace. E poi Volcanion a me non piace, eh. Non mi piace. Però sto mazzo sì, perché è carino, perché costa armi, te riprendi le energie, Arcanine lo puoi spostare via, ridividi le energie su entrambi con Volcanion l'altro, è un bel mazzo, poi per lo standard va bene, quindi mi raccomando spolliciate e condividete perché è importante, eh? E al prossimo video, ciao!